secondo me, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzino e Canale, un altro video insieme in questa serata in cui siamo ancora in fibrillazione, in ansia, perché non è uscito ancora il comunicato. Vedo tantissime persone che vanno su Twitter e anche sul sito ufficiale della Juve a chiedere comunicato, comunicato, ogni tot quando esce il comunicato chiedono, e siamo tutti appunto in attesa di questo. Quindi dobbiamo andare a fare chiarezza soprattutto sull'incontro che avverrà tra Del Piero e la dirigenza e su quella chiamata che è stata fatta da Giuntoli prima di prendere l'aereo da Napoli per andare a Torino. Ed è molto, diciamo, strano che voglia incontrare la dirigenza, visto che dovrebbe essere promosso Manna a fianco di Allegri, e appunto anche queste voci su Vlahovic molto insistenti per questa offerta del Bayern molto ghiotta sul piatto, che potrebbe diventare anche irrinunciabile. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magna vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, e tutti gli strabilianti abbonati. Allora, molti di voi mi hanno chiesto qua di sotto in chat, nei commenti, di dire la mia, di sbilanciarmi su quello che sarà il da farsi sul possibile esonero o la permanenza di Allegri, no? Dicendo, è facile non mettersi la faccia, dare un 50-50, oppure dire l'1, il 99. Allora, vi posso dire la mia, per quanto può valere la mia opinione, visto che non ho detto assolutamente cose degli insider, mi baso solamente sulle notizie chiare, palesi e lampanti che stanno girando, ed è più vero il fatto che stanno coprendo l'esonero di Allegri rispetto non al fatto che dicono che permane senza nessuna garanzia, nessuna ufficialità di nessun incontro con Elkan. Quindi capite che è unilaterale l'informazione. Quindi ovviamente come fai a vincere su una forma, su un'informazione che è unilaterale, servile? Quindi ecco, io vi dico la mia. Secondo me Allegri è fuori al 100%, ok? Quindi vi accontento, vi faccio passare una bella serata tranquilla in compagnia della famiglia, eccetera. Però ecco, ripeto, qualsiasi cosa dovrà succedere, succederà entro due giorni prima degli abbonamenti e a borse chiuse. Adesso dovrebbe essere la borsa chiusa, perché sono le 6 da voi quando posto il video, e se non succede niente adesso, o è domani, oppure in ogni caso entro il 30, perché dall'1 in poi bisogna programmare la stagione, bisogna fare la tournée estiva in USA con già le date dei vari amichevoli. Da 10 in poi ci si riunisce, poi si comincia a lavorare con la palla all'11, quindi probabilmente chiunque sarà allenatore comincerà all'11. Detto questo, ragazzi, fatevi voi una vostra idea. Ripeto, io non sono qua per imporre nulla a nessuno e dire che ho la verità in tasca. Non sono Mandrake, non ho la sfera di cristallo, non do ufficialità così tanto per darle, non parlo di firme. Io ragiono a voce alta, riporto tutte le campane. C'è chi dice che Allegri rimane ed è convintissimo che lui rimanga, tra cui Sky, Tutto Sport, Corriere dello Sport, che sono fondamentalmente amichetti di Allegri, e c'è chi dice al 100% che Allegri è fuori. Quindi, ripeto, siamo spaccati in due, come Allegri ha spaccato la tifoseria da 2 anni a questa parte. Quindi ovviamente in tutto e per tutto Allegri divide, è un personaggio che o lo ami o lo odi, tra virgolette, poi parlando a livello sportivo, non a livello umano. Quindi ripeto, ragazzi, vediamo quello che capiterà, perché se seguiamo la campana dell'Allegri alto 100%, allora Del Piero cosa ci viene a fare da Los Angeles, prendere il volo per arrivare di tutta fretta a un incontro con Elkan, Ferrero, Scannavino e Calvo? Ditemi voi, uno che ha fatto sempre ombra ad Allegri, che lo ha criticato continuamente, aspramente nel gioco e negli risultati, anche in Europa League, nei post partita. Calvo, che non si è presentato ai microfoni né prima né dopo la partita con l'Udinese, non era mai successo. Infatti Allegri ha parlato di emarginazione rispetto alla dirigenza, e ha fatto solo i complimenti a chi era con lui della Continassa, ma si è sentito rigettato dalla dirigenza, fuori dalla Continassa. E in questo momento si parla di Giuntoli, che ha raggiunto gli altri nell'incontro con Elkan e la dirigenza, e attenzione, udite udite, delle voci che vorrebbero o Conte o Zidane o Tudor tra gli allenatori DNA bianconero, e dall'altra parte Thiago Motta e Italiano. Questi sono gli allenatori in questo momento qua nel cerchio dei papabili, perché ovviamente gli altri sono praticamente sfumati, tra cui anche Palladino, no? Di cui si parlava tanto. Spalletti doveva avere un non competition agreement firmato con De Laurentiis, quindi lui starà fermo molto probabilmente un anno, prenderà un anno sabbatico. Ripeto, salvo che anche quella era una bufala data da Sky, dagli amichetti di Allegri, e non c'è questo non competition agreement o un contratto anti-Juve per cui Spalletti era obbligato a non andare alla Juve o a un competitor diretto del Napoli. Quindi ecco, anche lì siamo nel campo delle ipotesi. Quindi questa è una. Ripeto, ragazzi, vedremo cosa verrà fuori da questo incontro straordinario con Giuntoli e Del Piero. Ripeto, già questi due tasselli li avevo azzeccati, quindi
su questo non potete dirmi nulla, almeno credo, perché erano dei nomi che facevo da tanto tempo, e l'allenatore è impossibile dare 2 mesi prima, 3 mesi prima, chi sarà l'allenatore. Io è dall'anno scorso che dico che la Allegri era praticamente fuori, poi si è messo di mezzo Agnelli, che ha sfasciato la Juventus fino addirittura a perdere contro il Maccabi, cioè ci ha portato giù a tracollare completamente. Quindi Erkan sapeva che saremmo finiti così, si è staccato e ha detto fai te, sporcati le mani, vai avanti te Agnelli, cuginetto, sei impresentabile, l'ha definito impresentabile, ed è una dichiarazione che poi è uscita dappertutto, per poi essere cancellata e, eccetera, e ovattata. Quindi Erkan è intervenuto per salvare la barca prima dell'affondare, perché prima non poteva, ha dovuto far dimettere Agnelli col CDA, ha dovuto in qualche modo salvarci dalla burrasca derivante dalle cavolate di Agnelli, dalle boiate fatte. Una volta creato il presupposto per annullare tutta la fase tribunali, a quel punto sono ritornate le voci del nuovo allenatore, perché è l'unico momento in cui poteva metterlo dentro, e sulla cessione. Quindi voglio chiudere il video proprio sulla cessione eventuale o delle quote a un socio di minoranza e a Vlahovic al Bayern, che sembra ormai cosa fatta. Quindi sul discorso delle socio di minoranza, in questo momento qua addirittura si è proposto FedEx, che è un affiliato dell'UEFA, quindi questo potrebbe essere un piattino perfetto fatto da Ceferi per fregarci. Quindi non lo so quanto ci sia davvero, gli altri nomi sono sempre quelli, ma in vantaggio su tutti c'è PIF, perché è disposto a mettere 2 miliardi sul piatto, mentre gli altri sono un po' più titubanti sul mettere delle quote. Parliamo di Amazon, di Liberty Media e James Anderson su tutti. Per quel che riguarda Vlahovic al Bayern, ragazzi, allora, il Bayern fa sul serio, l'ha detto chiaramente, quindi vuol dire che Vlahovic è un signor attaccante. Il Bayern ha le idee chiare, cioè Tuchel come nuovo allenatore, ha vinto la Bundesliga, ha dominato fino ai quarti di finale prima di incontrare il City e di Champions, ci vuole vedere lungo, quindi ha mandato via Kahn e Salihamidžić, che sono quelli che hanno cacciato fuori Nagelsmann anzitempo, in una stagione in cui secondo me potevano tranquillamente andare avanti con Nagelsmann e vincere tutto. Quindi ecco, vedremo il da farsi. Se riusciamo a monetizzare circa 80 milioni non sarebbe male, però ripeto, potremmo mangiarci le unghie dopo, successivamente, se Dujan esplode come è successo con De Ligt, che ha vinto il primo come miglior difensore in Bundesliga. Però ecco, ripeto, se Vlahovic dovesse rimanere ci vorrà un altro allenatore, perché Allegri è completamente in rotta con lui, non lo vede, gli ha messo i giornalisti contro, l'ha denigrato in tutti i modi, ha sottolineato soltanto le sue pecche e non i suoi pregi, quindi è un giocatore bruciato, bruciatissimo. Ci vuole un'altra stampa, ok, attorno a lui, e un altro allenatore, altrimenti è meglio venderlo, perché veramente è in una situazione di palese difficoltà. Quindi ripeto, ragazzi, stiamo a vedere chi arriverà come allenatore o se rimane Allegri. In ogni caso si va in un verso o l'altro. Se viene un altro allenatore, top, andiamo verso la costruzione di una grande Juventus. Se rimane Allegri sarà un non bagno di sangue, con la cessione ovviamente di Vlahovic, con il possibile addio addirittura di Chiesa, ambito come ho detto da Liverpool e da Bayern stesso, e poi Rabiot, Di Maria e Paredes con le valigie già pronte, praticamente garantito. Poi piano piano andremo a vedere uno dopo l'altro i vari tasselli che dobbiamo infilare, perché non abbiamo ancora la certezza di quali saranno i giocatori inseriti nella rosa della prima squadra dalla next gen, anno 19 e anno 23, e i ritorni, i cavalli di rientro dai prestiti, perché io sono stufo di vedere giocatori giovani già pronti per la Serie A e per fare buone cose con noi, che ritornano durante la stagione estiva, vengono guardati, vengono denigrati, buttati alla mercé dei giornalisti e poi girati in prestito nuovamente, per poter dire che sei un grande allenatore, che sa benissimo se un giovane è pronto o no. Infatti non ci capisce una mazza, perché tutti quelli che tu bocci di là, dall'altra parte diventano dei fenomeni. E ricordiamoci anche Coman, bocciato da lui, dicendo che non era pronto, a 18-19 anni, è andato al Bayern, ha fatto tutto e di più, faville, anche il gol della finale di Champions vinta. Insomma, ragazzi, chiudiamola qua, chiudendo con un discorso che mi ha fatto veramente riflettere, cioè il fatto che a Sky non è uscito nessun video in YouTube, anche estratto da qualcuno, perché ovviamente ci metteranno il copyright e li cancellano sicuramente, in cui Allegri aveva i goccioloni e piangeva, era disperato, virava tutte le domande sul futuro fatte da Caressa e ha detto, uscendo praticamente col magone che non riusciva più a trattenerlo, ne parliamo in privato di queste cose, ok? Ve le dico bene dopo. Quindi lui fondamentalmente sapeva di essere stato mandato a casa, perché se tu dici queste cose vuol dire che negli spogliatoi hai incontrato a muso duro, almeno Calvo, che è l'uomo di Elkan, di fiducia, che veniva messo a fare da intermediario tra Allegri e Elkan e la proprietà.
perché non volevano metterci la faccia, non vogliono sporcarsi le mani a fare una decisione di questo tipo, perché sanno che quest'uomo è coperto dai giornalisti, non lo puoi toccare, quindi lo devi silurare a distanza con dei comunicati, mettendoci persone a fare da controparte, perché hai visto cosa fa lui, appena si sente un po' oscurato e emarginato, giù di bordate utilizzando i giornalisti a suo favore, e ci sta riuscendo perché la maggior parte della gente è convinta che lui rimane, quindi vediamo ragazzi cosa succederà, ripeto, aspetteremo. Grazie ragazzi del mio sostegno, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, a presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila, come sempre vi ricordo prima di chiudere, iscrivetevi anche a Calcio World 11, qua sotto trovate il link in descrizione con l'immagine di YouTube piccolina rossa, cliccate dentro proprio quel link che vi manderà direttamente al canale e lì potete guardarvi tutti i bei video interessanti che ho messo. Stivello Magno Facebook, scrivetemi anche lì in privato, vi aggiungerò nelle amicizie e vi farò avere tutte le notifiche che avete bisogno. Ciao ragazzi, a presto!